è arrivato un'altra iscrizione a parlare che è Giuseppe Simone, quindi chiedo a Donato se può approntare il collegamento con Giuseppe. E in questo momento sono chiuse le iscrizioni a parlare, per cui parlerà Giuseppe Simone, dopo parlerò io, poi Gianni Colacione e poi ci avvieremo alla fase conclusiva del congresso, presenteremo la mozione generale. Ricordo che per la presentazione di mozioni generali ci sono ancora a disposizione 16 minuti perché il termine scade alle ore 19. Alle ore 20 scade il termine per la presentazione di emendamenti alla mozione generale particolari, e quindi noi presenteremo prima queste mozioni, una mozione generale già pervenuta che è la mozione che ha preparato la redazione. Non ci sono attualmente mozioni particolari presentate, ci sarà un'ora di tempo per gli eventuali emendamenti e quindi dalle ore 20 in poi passeremo alla fase, se non ci saranno neanche proposte di modifiche statutarie, passeremo alla fase di votazione. Vedo che la regia sta mettendo in collegamento Giuseppe Simone, è una questione di qualche istante, speriamo che risponda subito, così gli daremo la parola e continueremo il nostro dibattito generale. Vediamo se arriva Giuseppe. Skype squilla, ma sembra che ancora non risponda. Ecco qua. Giuseppe, ci senti? No. No. No, è caduta. Non è riuscita a chiamare, adesso non poteva mai chiamare. Sì, facciamo un altro tentativo. Ecco, Giuseppe, ci senti? Sì, sì, vi sento, però devo vedere di attivare la webcam. Guarda, se ti torna difficile, in audio va assolutamente bene, noi ti sentiamo perfettamente. E va bene, allora andiamo in audio, dai. Mi sentite? Sì, correttamente. Guarda, siccome quindi la regia mi dice che hai l'iPad, per cui non è possibile, è possibile solo l'audio per una ragione tecnica. Quindi sì, restiamo così in audio. Giuseppe, hai seguito i nostri lavori, sicuramente a te la parola, prego. Mi dispiace, ma allora ho seguito solo una parte dell'ultimo intervento e non so nemmeno chi fosse, perché stavo facendo altre cose, quindi si trattava di Gianni Lupecotti da Milano. Ho sentito delle cose interessanti a proposito delle registrazioni che video e audio che lui ha fatto nelle sedi istituzionali. Ecco, io spesso con Donato ne ho parlato di questa di queste iniziative che dovrebbero diffondersi sempre di più in ogni angolo istituzionale, cioè in qualsiasi ambito, nelle circoscrizioni, nei vari consigli di amministrazione o nei consigli comunali, regionali. E purtroppo diciamo che queste esperienze sono sempre ridotte un po' ai minimi termini, o perlomeno le fanno coloro i quali che attingono risorse, quelle persone che lo fanno sul piano professionale, oppure qualche buon attivista o militante che registra e poi mette in rete. Ecco, e su questo aspetto ne ho sempre discusso con Donato, cioè voglio dire, voi come associazione, secondo me potreste anche ambire ad un allargamento, cioè ammesso che la teoria della coda lunga funzioni, voi dovreste cercare di ambire a dei finanziamenti, e ci sono, pubblici per
rendere questo servizio sempre più diffuso, secondo me, cioè quello di perlomeno di registrare le sedute istituzionali e metterle su internet. Un po' quello che succede con Open Police, che però in realtà Open Police poi da un lato è un'associazione che ha anche delle persone che ci lavorano e quindi sono retribuite, remunerate, e poi loro fanno leva anche sul volontariato e quindi sullo spirito di servizio che ciascun cittadino dovrebbe incarnare, ed è quello poi di, no, quello di registrare, mettere anche informazioni su internet, in rete, e renderle disponibili a tutti coloro che vogliono, ai desiderosi di no, quelle persone che vogliono conoscere un po' la realtà, le cose come sono andate in realtà. Tutto qui, sì. Poi non ho, cioè, ho perso tutta la parte del congresso, quindi non so nemmeno di che cosa avete discusso, mi sono semplicemente riagganciato, sì, all'ultimo intervento, spero che fosse anche nello spirito del congresso. No? L'ultimo intervento di Gianni Rubagotti ha in qualche modo sfiorato un'attività che fa parte dell'attività che porta avanti Liberty TV. L'abbiamo detto nella parte in cui ti sei perso, nell'apertura, l'ho detto io, insomma, c'è una parte di Roma che è organizzata da un punto di vista amministrativo, che i municipi, quindi il settimo municipio, nel quale abitano circa 340.000 persone, questo municipio si riunisce con delle sedute pubbliche che vengono registrate. Ormai sono 60 e più sedute che vengono registrate da Liberty TV a Roma. Quindi, questa è, se tu dici che il settimo municipio conta una popolazione di 340.000 persone, sì, corrisponde, ecco, è un demograficamente più significativo anche di Bari, perché Bari ce ne ha un po' di meno di abitanti. Quindi questa è una, cioè, voglio dire, non sono 3.000 persone, ma sono 340.000 persone, quindi ci dovrebbe essere un ritorno. Allora sì, il ritorno, guarda, ci sta dal momento in cui praticamente soprattutto i cittadini organizzati, perché non i singoli, purtroppo ai singoli non interessa nulla, i cittadini organizzati, cioè organizzati nei comitati dei cittadini, che sono degli organismi che acquistano, almeno per quanto riguarda Roma, sempre più attrattiva da parte dei cittadini che vogliono in qualche modo influire nell'amministrazione della città, che purtroppo, come tutti sanno ormai, è piena di falle, è piena di emergenze, più che ormai entrare nel partito, nel sindacato, che c'è il comitato, e i comitati possono monitorare. Allora, quando vengono a conoscenza, io cerco sempre di fare il possibile, perché poi lì in seduta pubblica c'è uno spazio per gli ospiti, da dove do io poi registro, perché sono lì, spazio aperto al pubblico, e allora cerco di far conoscere, do bigliettini e così via. Allora, di conseguenza, come sanno quelli che parlano, cioè i consiglieri municipali, che i comitati dei cittadini cominciano a vedere, quello lo vedono dalle visualizzazioni, dai commenti sulle visualizzazioni e così via, allora anche i consiglieri municipali dicono: beh, allora qui, quando noi parliamo, ci ascoltano, bisogna stare un po' attenti. E allora si sviluppa, diciamo, tutto quanto una sorta di aumenta l'attenzione, e anche in qualche modo l'attenzione e la valutazione di questo strumento messaggero di conoscenza che è Liberty TV, anche nei confronti della politica, perché prima magari diceva: vabbè, tanto non ti guarda nessuno. Però quando il comitato dei cittadini su Facebook, di un consigliere municipale, comincia a dire: io ti ho visto su Liberty TV che hai detto questo, questo e questo, me lo ricorderò quando sarà poi il momento di votare, allora comincia, insomma, a essere una cosa, quindi si sì. Poi ecco, sì, il discorso dei finanziamenti, sì, quella è una cosa che probabilmente non siamo molto aiutati dalla forma in qualche modo statutaria di associazione. Questo poi è una cosa che dovremmo vedere, perché non so se potremmo poi
partecipare eventualmente a una sorta di No, appalto e guarda, così via. scusami se ti interrompo, No, ma no, ci mancherebbe. sul piano dei finanziamenti in materia, cioè in materia di informazione, conoscenza, a livello regionale ce ne sono a valanga, almeno ti parlo della regione Puglia, cioè. E le associazioni, le ONLUS, il terzo settore è già coinvolto, può parteciparvi e ti dirò di più, nei prossimi anni sarà ancora meglio, cioè ci saranno maggiori iniziative finanziabili proprio in questo, cioè, questo è uno degli ambiti che spesso e quindi lì c'è gente, poi magari che pure improvvisa, voi queste cose le fate già da diversi anni, Eh quindi sì, ormai un paio d'anni. secondo me è un peccato, poi, cioè voglio dire, tu se fai quella, io ti faccio l'esempio banalissimo del comune di Bicelli, che ha dato l'incarico ad un consulente che poi probabilmente non è un'associazione, è un giovane che è armato di hardware, software e registra quelle pochissime sedute del Consiglio Comunale, che tra l'altro se ne fanno 4 o 5 all'anno, non di più, Ah, e nulla. sborsa qualcosa come 25 o 27 mila euro più IVA all'anno. No, scusami, 8.750 euro all'anno. Ora non lo so se sono comprensive di IVA o no, però anche diciamo 8.000 euro per la registrazione di qualche seduta significa che il comune sta strapagando anche cioè, probabilmente poi, ecco, se si fa un discorso come dire, di calibrazione, no, della prestazione rispetto a quello che è il mercato, può darsi pure che sia un costo equilibrato. Però i finanziamenti ci sono. Ho fatto l'esempio banalissimo del comune di Bicelli, però a livello regionale ci sono ci sono diversi. Io lo so perché spesso, lavorando a scuola, arrivano sempre, no, i bandi che leggo, però poi dico sempre, vabbè, questo non lo possiamo fare noi, però in realtà lo potrebbero fare le ONLUS, le associazioni, le fondazioni, il terzo settore in sostanza. E secondo me ci dovreste pensare, da questo punto di vista, non avete nulla da perdere, anzi. E poi, come dice quello, se non lo fai tu, lo fanno gli altri al posto tuo. Ah, beh, questo senz'altro. Invece, poi per la qualità, vabbè, lì poi bisogna, ecco, anche sulla professionalità, bisogna facendo, poi si migliora, no? Nulla è perfetto, ma tutto può essere migliorato. Certo. Questa, e poi, ecco, dico pure. Ogni tanto con Donato gli faccio la battuta e gli dico: poi mettete ogni tanto la musica. No, Sulla eh. musica potremmo dire tante cose perché sono dei tentativi che abbiamo fatto. Adesso io argomento queste due parole. Intanto preannuncio che Donato Colpicella è il nostro uomo nell'ombra che fa praticamente è la struttura su cui si regge questo congresso. Ha chiesto di parlare, quindi dopo interverrà lui. Sulla musica, purtroppo abbiamo provato più di una volta di inserirla. Ma siamo sempre usciti sconfitti per una questione di diritti d'autore. Abbiamo alcuni video che abbiamo dovuto modificare perché addirittura incidentalmente in un'intervista avevano captato delle note musicali coperte dai diritti Ah, ho d'autore, capito. YouTube le ha. E avevamo addirittura concepito una trasmissione, ne abbiamo un paio, che si chiamava Rock and Riot, parlando della storia del rock. Ed era molto molto interessante con Alessia Turchi, soltanto che poi ovviamente non puoi fare una trasmissione sulla musica Sì. senza trasmettere Sì, musica. ma quella era una battutaccia, nel senso che, come vedi, tutto poi torna, cioè se fate un salto qualitativo nel senso di
non professionale, cioè di qualità e quindi di impegno finanziario. Cioè, secondo me, se riuscite a recuperare delle somme che sono congeniali anche ad un ampliamento dell'offerta, è chiaro che poi si trova anche il modo con cui, come dire, pagare i diritti e quindi inserirsi, no, in un sistema che non è fatto solo di interviste, ma c'è anche un video musicale, qualcosa, no, come la Certo. televisione. E poi c'è un'altra cosa che, ecco, forse mi è venuta in mente perché diciamo, l'avevo pensata pure. Ecco, sarebbe pure interessante col passare del tempo pensare pure, visto e considerato che spesso voi, no, entrate nelle amministrazioni, pensare anche ad una web radio di tipo istituzionale, non lo so, tipo quella che fanno le ferrovie, cioè da ascoltare in alcuni ambienti dove si attende, tipo le stazioni. Le ferrovie dello Stato da qualche anno hanno la loro FS News, che è una radio, una web radio che va così, si ripete sempre in ogni ambito di attesa, cioè in ogni spazio di attesa, tipo le stazioni, fuori, davanti. Ecco, quella in alcuni ambienti pubblici dove si aspetta, per esempio nei grandi spazi pubblici, nei comuni, nelle sale d'attesa, non lo so, vari spazi hall, dei comuni, delle province, delle regioni, potrebbe esserci anche no, una sorta di filo di fusione, tipo su una web radio che può essere Liberi Radio, web radio, no? Istituzionale, amministrativo. Non lo so se Sarebbe molto è bello, Giuseppe, però fantascienza no, questo. beh, diciamo che soprattutto ci vorrebbero più risorse umane. E con più risorse umane si potrebbe fare tante cose. Ma se ci fosse, per esempio, secondo me il ghiaccio si potrebbe rompere proprio con la disponibilità finanziaria. Cioè, se si riuscisse a recuperare un finanziamento pubblico di questo, è chiaro che si potrebbe anche ampliare l'organico. E quindi, Sicuramente. come fa, tra l'altro, come ha fatto Open Police, perché Open Police oggi beneficia di finanziamenti pubblici, oltre che dei finanziamenti privati. Io ho dato in tempi non sospetti, all'inizio, quando dovevano acquistare uno dei primi server, penso di avergli dato pure €50 con PayPal, per dire, io come tanti altri. E oggi invece loro hanno finanziamenti pubblici. Quell'associazione, che adesso non mi ricordo come si chiama, che ha sede a Roma, beneficia di finanziamenti pubblici, oltre che poi di donazioni private. Secondo me, cioè, ci dovete pensare da questo punto di vista, perché può essere utile poi, no, rendere un servizio più ampio e migliore, secondo me. Ok, grazie del suggerimento allora. Va Niente. bene, e Ok. hai terminato il tuo intervento, Giuseppe? Sì, si sono scaricate le batterie, sì. No, non nel Ok, senso Giuseppe. che Ti queste sono le. ringrazio, grazie davvero Grazie molto a per voi. essere intervenuto al nostro congresso. Se hai la possibilità, continua a seguirci. E a questo punto.